Vorrei passare a fare una domanda comune ai quattro candidati, una domanda che riguarda, diciamo, un tema abbastanza comune ai cittadini medi di Anguillara, a chi è nato Anguillara e a chi è venuto poi in seguito. Una domanda che si compone di due elementi, casa e ferrovia Roma-Viterbo, FR3. Tante coppie giovani non di Anguillara non riescono a comprare casa Anguillara perché anche a seguito del rafforzamento della linea FR3 sono lievitati i prezzi. Linea che però quotidianamente dà problemi ai cittadini di Anguillara. Volevo sapere dai candidati le possibili soluzioni a questi due problemi che sono, abbiamo detto, correlati, casa e Roma Viterbo. Volevo iniziare con il candidato Sergio Mancioli. Allora, sono due fenomeni ovviamente che devono avere l'attenzione sia dei candidati sindaci ma anche ovviamente di tutte le istituzioni che gravitano attorno, perché se noi pensiamo che il pendolarismo lo vada a risolvere Manciuria, Pizzicalo, Di Gioia, La Gasperini, evidentemente facciamo demagogia e sostanzialmente diciamo una bugia ai nostri concittadini. Primo luogo, come si può contrastare sia il pendolarismo? Creando finalmente occupazione ad Anguillara. Il fenomeno da che cosa dipende sostanzialmente? Che Anguillara in questi decenni è diventato un paese dormitorio. Il punto di riferimento lo rappresenta Roma e quindi è normale che poi sovraccarica, come tutta l'area dell'Interland romano, va a sovraccaricare le strutture che, ahimè, se ne parla da decenni. Mi ricordo del comitato di Paolo Bianchini per il raddoppio della ferrovia, datato 1998, sono passati 11 anni ed oggi ancora è una chimera. Quindi questo è il primo aspetto, quindi intervenire sia sulle strutture regionali e provinciali affinché finalmente dalle parole passano i fatti. Dall'altro il comune deve sensibilizzare quel ruolo di occupazione che noi strutturalmente possiamo conseguire, sia nel turismo sia oggi nell'area artigianale, che è in sviluppo e che incomincia a dare i suoi frutti. Per quanto riguarda il piano casa, nella precedente amministrazione, nonostante l'abbia sfiduciata, qualcosa di buono è stato fatto. Abbiamo impostato il lavoro per la nuova zona 167 che è approvata e pronta. Vanno ovviamente eseguiti i bandi e lì ci saranno le risposte per tutte quelle coppie, sia giovani, sia che ad oggi non hanno avuto la possibilità di avere la prima casa, per trovare delle abitazioni a prezzi calmierati. Ovviamente il nostro intento sarà quello di farla decollare al più presto, di governare questo mercato e di dare l'input affinché tutti i cittadini finalmente possano avere la loro prima casa. Dottore, ferrovia e problema casa. Sono due grossi problemi di grande attualità. Il pendolarismo è una tragica piaga, diciamo, del nostro territorio. Se pensiamo che in 30 anni si è passato dal 5% di pendolari dall'intera popolazione residente addirittura al 67% nel 2005, compresi gli studenti, quindi stiamo parlando di una percentuale di lavoratori. E sono senza dubbio d'accordo che è necessario incrementare la popolazione globale sviluppare il turismo, ma credo che anche la semplice apertura dell'Istituto Superiore di Via Maglietta potrà consentire una forte riduzione del flusso di studenti. Il pendolarismo è quindi una piaga sociale che fa riversare tra l'altro tutti gli effetti negativi sull'Anguillara, che diventa una città dormitorio, dove sostanzialmente si viene soltanto per dormire e tutto il giorno si passa a dormire, con tutte le conseguenze. Non ultima, la scarsa partecipazione anche alla vita amministrativa, che poi rende difficile anche il rinnovamento totale di tutta la montagna. Accanto a questo, per quanto riguarda la ferrovia, è evidente che ci dovrà essere un'azione sinergica, sicuramente di grande necessità da parte nostra nei confronti della regione per attivare il proprio piano. Ma dobbiamo anche riprendere il discorso dell'interrotto. Ne parlavo l'altro giorno con il sindaco di Roma Alemanno del collegamento all'Anguillara Cesano, che è diventata un po' una passeggiata lungo la regione di Roma, ci volevano 20 anni per farlo,
ma anche essendoci fondi regionali non diventano praticare in questo momento. Per quanto riguarda il problema casa è di carattere generale, perché il bene primario che le famiglie fanno riferimento, e indubbiamente le giovani coppie in particolar modo, o le famiglie numerose hanno grandi difficoltà in questo senso. Indubbiamente il piano di edilizia economica e popolare può tentare di risolvere questo problema, ma io credo che bisogna puntare anche al social housing, quell'opportunità offerta dalla legge finanziaria che fa sì che i comuni possano trasformare i beni agricoli in proprietà comunale in terreni edificabili e metterli in vendita a basso prezzo, a condizione che ci vengano costruite delle abitazioni a basso impatto ambientale e sfruttando delle energie alternative, in particolar modo il fotovoltaico. Noi lavoreremo molto in quella direzione perché crediamo che sia finita l'epoca di comunicare con i mini appartamenti di distanza da 25 a 45-24, ma che bisogna dare anche respiro alle famiglie e venire incontro delle loro esigenze. Grazie. Daniela Gasperini, mi viene da sorridere ascoltando queste risposte, proprio per non piangere. Sono anni che Anguillara ha questi problemi. La soluzione sia alla casa che al trasporto è la stessa, è inutile che io vi dico che cosa bisogna fare. Non dimentichiamoci che oltre ad aprire il liceo, che è l'ennesima cattedrale nel deserto di Anguillara, voluta da entrambe le amministrazioni che si sono succedute, abbiamo i ragazzi nostri, compreso mio figlio, che quest'anno andrà al liceo a Bracciano e dà all'andata 4 pullman Crotral che lo portano e al ritorno ce n'è soltanto uno. E questo non è interessato a nessuna delle due amministrazioni, quindi è inutile che io vada a dire quello che faremo. Sono una mamma e quindi anche per questo riusciremo a risolvere questo problema. Quello che voglio dire per la casa è... continuare a non costruire, perché tra un po' ad Anguillara non solo costruiremo sui terreni agricoli, ma costruiremo sul lago, ritorneremo a fare le palafitte. Agevoliamo l'acquisto, tra l'altro, delle case, il Comune lo può fare con i fondi anche regionali, e tra un po' potranno essere messe in vendita le case popolari, quindi il Comune può aiutare le giovani coppie o le persone che già occupano queste case. Quello che io dico è riusciamo ad andare su come cittadini e riusciamo a risolvere questi problemi, perché quando i due candidati, per il momento poi sentiremo il terzo, ci parlano di Anguillara città dormitorio, continuo a dire mi viene da ridere e non da piangere, perché ogni volta che si sono fatte le campagne elettorali si è detto costruiremo un cinema ad Anguillara, faremo dei parchi ad Anguillara, faremo un teatro, faremo un polo culturale, porteremo la musica ad Anguillara. Tutto questo non si è mai fatto. Perché Anguillara è una città dormitorio? Ce lo siamo mai chiesti? Sì, perché ci abitano tante persone, ma perché dopo il lavoro noi torniamo a casa, noi cittadini, ci facciamo la doccia e dobbiamo andare al teatro, al cinema, portare al parco i nostri ragazzi fuori Anguillara. Quindi non facciamola diventare e continuare ad essere una città dormitorio, perché costruiamo i servizi ad Anguillara, che non siano soltanto promesse di campagna elettorale. Questo noi lo chiediamo e lo faremo se dovessimo vincere, e ce lo auguriamo, perché ci siamo stancati di venire soltanto a dormire ad Anguillara e di vedere soltanto costruzione senza servizi.